Oggi diciamo qualcosa sulla natura umana, sul concetto di natura umana. Allora, innanzitutto, che cosa vuol dire natura? È una parola che ha molti sensi, ma in quello che interessa a noi qui, indica la presenza di una struttura, cioè indica il fatto che ci sono, come dire, dei confini. Una struttura determinata entro la quale soltanto l'essere umano può realizzarsi. In altre parole, non sta a noi inventarci, ma noi siamo qualcosa di dato a noi stessi. Quindi noi abbiamo, come dire, come compito quello di attuare la nostra natura e non possiamo appunto inventarci come invece pensano alcune filosofie, in particolare quella di Jean-Paul Sartre, per la quale appunto l'uomo è libertà assoluta, non ha nessun vincolo e può decidere di essere chi vuole lui. In realtà non è così. La prova che noi abbiamo una natura determinata e che non possiamo inventarci è il fatto che non tutte le azioni che noi compiamo ci realizzano. Alcune azioni ci rendono più contenti, altre azioni ci rendono più tristi o più inquieti. Allora, le prime ci realizzano e quindi questo è un forte indizio che esse siano realizzazioni della nostra natura. Mentre le azioni che provocano in noi degli stati emotivi negativi, come l'inquietudine, come la tristezza, come l'angoscia, hanno delle ottime probabilità di essere delle azioni che vanno contro la nostra natura, contro ciò che noi siamo, ci piaccia o non ci piaccia. Ora, questo concetto di natura umana è oggi, nella cultura attuale, oggetto di forti perplessità e di forti critiche, perché appunto sembra limitare la libertà umana. Non solo, ma c'è anche un'altra motivazione, ossia il fatto che da parte, per parlarci chiaro, di una cultura conservatrice, ultraconservatrice, c'è stata a lungo e c'è ancora in molti la pretesa di sapere con esattezza, fino al minimo dettaglio, qual è la natura umana e di prescrivere di conseguenza tutta una serie di regole e di comportamenti, che sarebbero gli unici appunto a poter attuare questa natura. Ora, qui bisogna capire bene il fatto che noi abbiamo una natura. Non significa che noi capiamo fino in fondo questa natura. Giustamente Leopardi parlava del mistero eterno dell'essere nostro, per cui, per esempio, c'è in noi una componente di gloria, di grandezza, e c'è una componente di miseria. Ci sono alcune poesie di Leopardi che esprimono benissimo questa compresenza in noi di aspetti apparentemente contraddittori. Anche Pascal parlava di grandezza e miseria. L'uomo è un giunco, ma è un giunco pensante. L'uomo è un re, ma è un re spodestato. Cioè, ci sono aspetti contraddittori, per esempio. Quindi, noi siamo mistero a noi stessi. Non vuol dire totale oscurità, ma vuol dire che non siamo totalmente autotrasparenti. Anche la psicanalisi nel Novecento, con Freud, ha evidenziato come l'io non è totalmente autocosciente, non è totale autotrasparenza. Io non so fino in fondo chi sono io. Per questo appunto Leopardi parlava del mistero eterno dell'essere nostro. E Pascal parlava del paradosso dell'essere umano. Certamente però almeno alcune cose le possiamo sapere. Per esempio, sappiamo che c'è in noi una componente fisica, materiale, il corpo che può essere analizzato in modo scientifico, e però c'è anche una componente non materiale, l'anima, che è la,
sede del pensiero, perché il pensiero si avvale anche del cervello, ma non è risolvibile interamente nel cervello, secondo l'antropologia cristiana perlomeno, sede del pensiero e sede della libertà, perché la libertà di scelta tra varie opzioni, tra diverse opzioni, io in questo momento posso sollevare o non sollevare un libro che ho davanti a me. Nessuno mi costringe a farlo. Se sono libero, vuol dire che c'è in me qualcosa che va oltre la materia, come va oltre la materia il pensiero. Quindi c'è in noi una componente materiale e una componente spirituale. Questo non vuol dire che noi sappiamo, ancora una volta, non vuol dire che noi sappiamo fino in fondo che cosa sia lo spirito, l'anima, questa componente, però sappiamo che almeno ha una caratteristica che è quella della immortalità. L'anima non finisce con la morte del corpo e l'anima è il fattore che rende infinitamente degno un essere umano, ogni essere umano. La dignità dell'uomo non risiede tanto nel suo corpo quanto nella sua anima, il che vuol dire appunto che chi ha delle malattie fisiche o delle deformità fisiche non è per questo motivo inferiore ad altri, più sani e più robusti o più belli. Né per questo è meritevole del benché minimo disprezzo, perché il suo valore non è nel suo corpo, ma è nella sua anima. Per oggi possiamo fermarci qua.